siamo andati a visitare Villa Morosini e ci siamo ritrovati una giraffa. Una giraffa un po' psichedelica, tra l'altro. Video breve breve per testare la Sony ZV-1 in condizioni piuttosto estreme, interni poco illuminati, esterni invernali all'imbrunire, con un po' di color correction fatta con DaVinci Resolve free per Linux. Allora, quando dico le ville venete, la prima cosa che ti viene in mente che cos'è ovviamente? I veneti. Le giraffe. Villa Morosini è a Polesella, vicinissima a Ferrara e a Rovigo. Fu costruita nella seconda metà del 1600 da un nobile del tempo, il cui figlio, Francesco Morosini, diventerà doge di Venezia. E che doge! Lui farà ristrutturare la villa nel 700, che diventerà sua personale dimora estiva. C'è una scalinata spettacolare che dava su un grande giardino sul Po, oggi occupato dagli argini del fiume dopo l'ennesima disastrosa rotta. La villa è stata fatta restaurare di recente dagli odierni proprietari che, essendo collezionisti, l'hanno trasformata in un vero e proprio museo con alcune mostre permanenti e altre temporanee. La collezione permanente è spettacolare perché c'è persino un busto del Bernini o il ciclo di teleri seicentesco Le quattro età dell'umanità, che sono quattro tele enormi realizzate dagli allievi di Pietro da Cortona su suo disegno. E sempre nella mostra permanente si possono vedere anche tutti i quadri e persino le suppellettili del mitico ristorante All'Angelo di Venezia, dove fu fondato il movimento artistico Fronte Nuovo delle Arti. Sto riprendendo un po' qua, un po' là. La mostra temporanea che abbiamo incrociato, adesso non c'è più, era su Andy Warhol e Regina Schrecker. Piaciuta soprattutto perché c'erano esposti due vinili pazzeschi di Lou Reed e di Eric Clapton autografati da Andy Warhol in persona e io ero lì, li potevo vedere a pochi centimetri di distanza. Io confesso che per poco non sono svenuto. No, è che volevo inquadrare il portasalto. La villa è visitabile su prenotazione con guida, trovate tutti i link in descrizione, compresi i contatti dell'associazione Veneto Segreto, che organizza queste visite davvero uniche, peraltro con guide bravissime. Non so te, ma a me fa di mangiare al pavone. Di brutto. Di brutto. Si fa. Ci vediamo lì? Ok, allora al pavone. Eccoci al pavoni! Ah, che due stupidi! L'abbiamo fatta! Eccolo qua! Siamo due salmoni! Eccoci qua! Ecco, quando siamo al ristorante cinese, chiaramente la prima cosa che ti viene in mente quando pensi alla Cina una è... la Ferrari rossa fiammante! La Ferrari testa rossa, cioè, guarda lì anche l'effetto bianco del luccichio! Esatto! Qui. Dietro le birre, bellissimo! Hello!